scusa il ritardo. Ben arrivato, caffè? Ah, sì, grazie, grazie. Come è andata oggi? Bene, bene. Però sì, ho trovato... No, in realtà mi sono fermato in un negozietto. Ho preso questa! Snoopy! Ma a te piace Snoopy? No, però mi piaceva la maglietta. Snoopy! E non c'era della mia taglia, no? Non ho guardato. Mi hai preso il rossetto, quello che ti avevo chiesto? Ma ti pare che io vado dentro a prendere un rossetto? Non sapevo il colore, non sapevo niente. Inutile che gli racconto sempre la mia fidanzata. Poi mi dicono, come fai? Non conosci la tua fidanzata? Si fanno i fatti... Sì, è vero. Vabbè, io bevo il caffè. Ascolta, oggi abbiamo due ricette un po' impegnative, ok? Sì. Quindi... Preparati che dovrai cucinare tanto. Tu? No. No, tu mi devi dare una non mano. Non posso darti una mano. Perché? Perché non ho voglia. Va bene, dai. Dai che adesso ti riprendi un po'. Ah, buono. Un po' di correttore. Dobbiamo procurarci, sai cosa? I patch quelli per le occhiaie. Vabbè, mettiamo della carta forno. In onda! Dai. Buongiorno a tutti, buongiorno! Buongiorno, buongiorno Leonardo! Buongiorno Ilenia, adesso benvenuti a Due Chiacchiere in Cucina, siamo pronti anche oggi per vedere eseguite due ricette buonissime, ma soprattutto siamo qui pronti per scoprire l'ospite di oggi, una storia meravigliosa, ma soprattutto tante cose da raccontare da parte di Paola Insanguine. Ciao, benvenuta. Ben grazie, ben trovati. Noi diciamo subito la tua pagina che è Tacchi e Sapori. Sì. Ok, quindi andate a seguire fin da subito, lo diciamo sempre, le cose che vengono pubblicate da Paola. Tacchi e Sapori, andremo a scoprire il perché di questo nome, perché ha un significato ben preciso, ma soprattutto andremo a capire quella che è la tua esperienza e tante cose da insegnare in tutto questo. Noi cominciamo subito con un bicchiere d'acqua, perché... Sempre, un po' frizzantina così. Oggi frizzante, perché c'è Paola piace frizzante. Molto. D'altra parte, la brava siciliana, piace l'acqua frizzante, bella fresca, quindi acqua buona, idratatevi, noi torniamo dopo la pubblicità. Grazie. Che lei... Siamo tornati a Due Chiacchiere in Cucina. Allora, in cari Ilenia, adesso è il momento di scoprire un po' lo scrigno, perché noi abbiamo conosciuto, abbiamo parlato con Paola prima e effettivamente vorremmo che Paola raccontasse anche a tutti i nostri telespettatori e telespettatrici un po' la tua esperienza e tutto quanto. Però andiamo ad anteporre la ricetta, perché oggi cominceremo con l'arancino agli spinaci. Che buono! Allora, io prima do gli ingredienti, dopodiché c'è una bella cosa da raccontare sul nome arancino, perché molti di voi l'avranno sentito nominare come arancino, altri come arancina, ma questo ce lo spiegherà Paola tra poco. Nel frattempo, gli ingredienti che vi occorrono sono 300 g di riso per arancini, 700 g di spinaci, 300 g di formaggio a pasta filata, sale, pepe, farina di semola, uova e pan grattato. Insomma, sono ingredienti semplici, ingredienti che molti hanno già in casa, ma arancino o arancina? Allora, arancino si chiama Catania. Il nome deriva dal dialetto, perché noi chiamiamo arancio anche il frutto, non solo l'albero. Okay. Per cui dal frutto deriva poi il nome di arancino, perché appunto prende la forma simile dell'arancia. Arancina, da piccola arancia, quindi un italianizzato praticamente. Quindi ma Palermo, ecco. Quindi la città antagonista ovviamente. Beh, si sa che sono tra Palermo e Catania. C'è sempre una sorta di competizione, anche culinaria. C'è questo amore di essere entrambi siciliani, sì, far parte sì. di questa regione meravigliosa, però ovviamente il campanilismo c'è sempre, sì. uno a un capo. Io mangio tutte e due. Tu mangi tutte e due, giustamente. Io sì, ma anche due, quattro, sei, faccio la tabellina io di solito. Eh beh sì, perché comunque vanno sempre alla pari. Allora, Paola, cominciamo subito, diamo qualche direttiva. Sì, dobbiamo avere del riso già cotto,
è raffreddato. Quindi. Perché tu avevamo detto riso per arancini, che sì, tipo di riso? È un riso proprio per timballi che è più facile da lavorare, è più malleabile, si può creare appunto una palla vera e propria in maniera semplice. E mantiene anche la sua mantiene forma, assolutamente la consistenza. Ascoltami, pezzettini sì. di formaggio sì, così? Sì, va bene così, okay. Li metteremo in mezzo okay. all'arancino. Procediamo noi già. Di solito usiamo anche un formaggio saporito che si chiama pecorino, un formaggio siciliano. Ok, sì. Per cui ovviamente il formaggio in base al gusto si può mettere quello che si preferisce. Quello che, sì, perché magari non è semplice trovare dei formaggi infatti, tipici. Locali. È ovvio che ovviamente il deve filare un pochettino, assolutamente, cioè deve, il piacere il di cuore deve essere filante, deve essere morbido, altrimenti dov'è il piacere di aprirlo, no? Poi l'arancino. Anche perché comunque è sempre fatto in dimensioni piuttosto grandi, quindi non riesci a fare come per la polpetta, no, così. No, non so, quindi, il boccone no. Anche perché credo che le temperature cominciano a essere pericolose a un certo Bravo. Punto all'interno. Quindi faremo questa, prenderemo il riso e va subito a essere mescolato anche sì, insieme agli spinaci. Ma vuoi che cominciamo già? Allora, gli spinaci cotti naturalmente in padella, asciutti, semplicemente sì, cotti con olio e sale. Importantissimo appunto. Che sia tutto asciutto. Ok. Possiamo subito iniziare? Sì, iniziamo, okay. iniziamo. Nel frattempo poi ti farò raccontare perché parliamo proprio del nome del tuo blog, che poi è un sito, adesso... tra l'altro lo posso dire, non è da moltissimo tempo che esiste. Nasce a luglio. Ed ha già un sacco di follower, c'è cioè un successo pazzesco. Complimenti. Grazie. Perché veramente sei riuscita a dare un'impronta, una personalità e un indirizzo a questo blog veramente unico. Grazie tante, sono lieta di sentirti dire questa cosa perché tengo tanto a questa mia creazione. Mi ha aiutato a dedicarmi al blog, mi ha aiutato in un momento difficile della mia vita. E ho dato tutta me stessa e sto continuando soprattutto perché il riscontro è positivo. Poi la cosa bella, hai detto proprio le parole chiave, questa tua creatura. Sì, perché parte proprio mia. Da una passione, dall'idea di non reprimere una passione. Assolutamente, ma no? Spesso reprimiamo le nostre passioni e le rileghiamo ad hobby. Magari non diventano il mestiere della nostra vita, no? È vero. Magari si lavora giusto per guadagnare, ma le passioni sono altre. È vero. E allora quando c'è passione non senti la fatica, non senti le ore di lavoro che dedichi e ovviamente io devo ritagliarmele, no? Perché sono il mio impegno professionale ufficiale è un altro. Per cui assolutamente non sento la stanchezza della giornata, mi dedico, mi chiudo in cucina, quello è il mio regno e creo e da giugno condivido con gli altri. Tra l'altro social. E questo si nota perché questo impegno, tra l'altro tu dicevi la famiglia, il lavoro, ovviamente riuscire a ritagliare degli spazi che sarebbe più comodo magari invece vivere certo, in panciolle. Assolutamente, no? Potrei tornare da lavoro alle 18 e mettermi sul divano, invece indosso il grembiule e vado in cucina. Si chiama Tacchi Sapori il mio blog. Perché se vuoi lo dico sapori subito. Perché ormai la curiosità. Allora, io sono un sales account in un'azienda di telecomunicazioni, per cui in tacchi e tailleur rigorosamente. Per cui ho voluto creare il connubio tra la mia identità aziendale e i sapori che creo in cucina. E questa sono io. Vabbè, perché d'altra parte è questo il tuo connubio, perché tante idee, tante risvolte, no, che poi tu comunichi con tanto successo sul blog, arrivano anche da meditazioni fatte durante lo sforzo del tacco. Perché dopo un po'. Sì. Allora, andiamo a aprire l'uovo. Andiamo a sbattere. Diamo un breve ripasso di quello che abbiamo fatto finora, anche se in realtà. Insomma, i passaggi sono tutti molto semplici, quindi mescoliamo il riso che abbiamo già cotto insieme agli spinaci. Il formaggio poi andrà mescolato insieme oppure dentro, è il cuore? È il cuore, okay. Hai detto bene. Quindi avviene nell'assemblaggio, proprio il dadino viene messo. L'uovo va regolato di sale o il sale dove va? Un pizzico. Sia dentro il pan grattato che nell'uovo sbattuto. Okay. Anche un po' di pepe se qualcuno preferisce un sapore un po' più spinto. Cosa dici? Però quelle a discrezione, ecco. Sì. Poi mi hai fatto appunto preparare la semola. Sì.
che è una allora, segola, quella per... in realtà io amo, devo fare una premessa, io sì? amo personalizzare le ricette, per cui parto da una ricetta della nostra tradizione culinaria regionale o nazionale, però con un tocco di innovazione. Mi piace tanto sperimentare. Per cui io uso la semola per la prima impanatura. Allora, l'impanatura dell'arancino avviene in tre passaggi: farina, uova e pan grattato. Ok. Noi utilizziamo oggi la semola perché ho provato, il risultato è stato eccellente. In realtà c'è anche un'altra scuola di pensiero. Si può utilizzare la farina 00 con acqua, quindi creare una sorta di pastella, sì, ma okay. che darebbe una consistenza diversa allo stesso arancino. Utilizzando la semola o farina 00 semplice, senza creare la pastella, fa sì che la crosta dell'arancino sia croccante. Okay. È quello, e a me quell'effetto piace tanto. E l'umidità rimanga all'interno, sì, quindi assolutamente sì, e crea queste due consistenze tra l'esterno croccante e l'interno morbido. Perché invece sarebbe un po' croccante se fosse per esempio con la farina 00, la pastella. Sai, farina e acqua crea una colla, no? Diventerebbe un quasi una cosa intermedia, morbida, quasi isolante. Però per carità, no? Voglio dire, le ricette sono tante, si possono personalizzare, i risultati sono comunque eccellenti. Qualunque sia la farina. Però è bello sapere. Abbiamo il tempo misurato, dobbiamo sì. un attimino sì. accelerare. Ok, allora io ho mescolato al riso cotto okay. gli spinaci e adesso okay. vado a creare con la mano. Ok. Ecco il gesto sapiente. Però facciamo prima uno spazietto per il nostro formaggio. Ok, prendo un cubettino. Anche due, dai, che dici? Volevo dirtelo, ma insomma... Guarda, anche tre, anche tre. Questo adesso ci mette l'iniziale, Ilenia. Sì, esattamente. Oppure me lo creo. Ecco, potresti, ognuno se lo crea a proprio piacimento. Quindi per me questo è più che sufficiente. Sì, un'insalatina leggera, voglio dire, una dadolata di formaggio. Sono prodotti genuini, sono cose buone. Guardate, se il riso è quello giusto... Rimane è bello un compatto. Sì, senti una cosa, la forma. Sì. C'è una forma tradizionale, una forma... E ti dico, piccola arancia dal quale deriva appunto l'arancino sì. o l'arancina. Però in Sicilia la distinzione della forma fa capire il gusto diverso dell'interno. Perché io in realtà oggi vi ho portato la ricetta dell'arancino agli spinaci, ma i nostri tradizionali sono con il sugo di carne, o col ragù, o in bianco. Che nasce come una ricetta di recupero poi degli ingredienti, sì, immagino. Sì, sì, assolutamente. Quindi si avanza del ragù, del riso, magari perché bollito. No? Poi che magari hai detto mangio leggero oggi, mi faccio un... No, giustamente, uno può preparare anche in grosse quantità sì. e poi lo gestisce nelle varie ricette. E, tra l'altro dicevi in bianco ecco la besciamella all'interno. Sì, besciamella, cotto, prosciutto cotto a cubetto, piselli. Poi ti ripeto, non c'è una ricetta che la fa da padrone. Cioè diventa come la pasta alla sì, fine. Permetti, cioè sì, un alimento universale che poi uno può condire come a piacere. Come vuoi. Eccolo lì, abbiamo l'arancino. Fatto e bello formato. Poi ti dicevo appunto, quelli al sugo noi li facciamo a forma di piramide. Esatto. E li distinguiamo. Per quello, quindi quando vedete gli arancini in giro, capite che stanno alla punta, sono effettivamente quelli al ragù. Vediamo l'ingresso nell'olio. Beh, ancora un ciccino. No, abbiamo scelto un olio particolare o c'è un... Allora, questo è olio di semi. Okay. Però io per la frittura spesso utilizzo anche l'olio extravergine di oliva. Purché sia un gusto comunque molto delicato, sì, insomma. Sì, assolutamente. Ok. Allora, io mi sento una mensola. La mia utilità in cucina è questa, divento un supporto. Leonardo, però tu ci provi a fare un arancino? Io certo dai, che ci provo. Vai. Aspetta, ti lascio questa. Scusa, adesso ho l'entusiasmo. Ilenia, cara mia. Quindi vai, adesso la mensola. Le sciacquo un attimo le mani, le ho pulite, le sciacquo solo. Sì. Un attimo. Vai. Capite? No, perché io, a inizio stagione ho promesso che mi sarei cimentato okay, nella cucina vai. E l'avrei fatto. Vediamo le tue mano. Dimensioni. Adesso proprio voglio proprio allora, vedere. Il problema è che quanto... le mie mani sono giganti. Per cui... E farai un arancione. Fai l'albero tu. No, io faccio l'aperitivo per un dinosauro praticamente.
Allora, voi lo mangiate come street food? Sì, certo, anche. Sì, quindi sì, dobbiamo andare no? in Sicilia. Perché no? Assolutamente sì, ma ci sono tanti motivi per andare in Sicilia. Oggi ne avete uno in più, no? Verrete a trovare me. Assolutamente esatto. Sì, perché a parte vedere la bellissima Catania, il barocco catanese che è il unico. Cuore del barocco. Perché la cosa bella poi del barocco al sud, per chi non lo sapesse, che c'è un barocco per ogni città, perché uno dice no, il barocco leccese, è diversissimo sì, dal barocco certo, catanese. Sì, certo, lo stile cambia. Anche da Palermo a Catania cambia tantissimo. Assolutamente. Va bene così? Perfetto, ho fatto perfetto. Meraviglioso. Ma come si gasa? Ma sì, ma okay. Voglio dire. Ho fatto un nido perfetto. Allora quando verrò a mangiare a casa tua mi quello prego. È il problema. Adesso voglio vedere cosa. Ok, richiudilo bene, metto attorno il riso. Perfetto. Comunque è una forma d'amore cucinare, eh? Ah, è come cioè, no? È bellissimo. Io attraverso i piatti mi racconto. La caratteristica dei miei post sono che ogni post viene accompagnato da una didascalia. Io amo anche scrivere. È importantissimo. Mi racconto attraverso il piatto, attraverso la didascalia, racconto di me in maniera ironica, tra il serio e il faceto. Racconto le mie vicende rocambolesche, perfetto. Quindi prima la semola. Ne facciamo altri 5, 6, 10, 20? Ma guarda, io non ho i pasti calcolati, per cui possiamo fare. Allora, mentre io cerco di finire il mio arancino, che poi vedrete ovviamente, noi vi diamo qualche consiglio per la corretta alimentazione, ma saremo tra poco. Dai. Angolo di educazione alimentare, qui a Due Chiacchiere in Cucina. Allora, è tornata a trovarci la nostra amica, ormai possiamo veramente definirti così, la nostra Cinzia Dalla Gassa, dietista, ricordiamo, con un'attenzione particolare a quello che è proprio il comportamento nell'alimentazione, l'abitudine nell'alimentazione e nel correggere le sbagliate abitudini. Ne parliamo di una, diciamo così, di una brutta abitudine, io mi sento veramente preso in causa, perché sappi che dovrai risolvere un problema che hai di fronte. Parliamo del divano, cioè il divano che veramente ti cattura e ti fa perdere qualsiasi cognizione nel controllo nell'alimentazione, quindi mangi cose, schifezze, non so, come possiamo fare? Quello che si mangia sul divano a volte è difficile mangiarlo seduti come siamo seduti a te in questo momento, no? Perché il divano ti porta a sederti in un certo modo e quello che ancora rende la cosa ancora più complicata è che sul divano in genere si guarda la TV. Sì, o quando non si ha la TV si guarda uno schermo del PC, cioè diciamo che è, il divano è associato all'abitudine di guardare la TV. Se sul divano poi si impara anche a mangiare, cioè cominci magari da piccolino o da adolescente a mangiucchiare sul divano e poi te lo porti avanti in età adulta, diciamo che diventa sempre più complicato, tanto più si ripete l'abitudine, diventa più complicato saperla gestire. E diventa complicato perché non è un modo di mangiare consapevole. Ok. Cioè mentre stai seduto sul divano sei molto più agganciato a quello che guardi la TV, sei in una sorta di trance, dico io. Un riflesso incondizionato, sì, quasi. E nel frattempo mangi in modo automatico. Quindi può diventare una dinamica un po' disfunzionale nel momento in cui questo tipo di comportamento si accompagna a una serie di sintomi spiacevoli legati alla digestione, oppure uno perde veramente il controllo della quantità di cibo che assume e magari mette su anche qualche chilo. Quindi può essere un po' disfunzionale. Esatto. E molto spesso è sufficiente per rompere l'abitudine, lavorare sul modo di mangiare. Cioè, pur concedendo lo stesso alimento, lavorando sul modo in cui si mangia, per esempio invece di mangiare le patatine sul divano piuttosto che i biscotti sul divano, spostarsi in cucina e quindi adottare una postura più diritta, più diciamo focalizzata su quello che sta succedendo, aiuta molto spesso la persona a realizzare che quanto assume sul divano in realtà è un qualcosa di cui non gusta esattamente tutte. Sì. Cioè estrapolare il gesto dalla situazione praticamente, sì, io sto sul divano,
guardo la televisione. È una cosa per mangiare non così, mi devo alzare. Sì, non è una cosa così semplice, perché è istintivo stare sul divano e mangiucchiare. Già se uno viene invitato a mangiare in cucina, per esempio, o si accorge che non ha bisogno di mangiare, oppure nel mangiare si rende conto che può mangiare meno, perché riesce a gustarlo di più. C'è un grande passo, per esempio persone che mangiano direttamente i pasti principali, sì, seduti sul divano, sì, e la differenza, devo dire l'ho provato, la differenza invece di apparecchiarsi la tavola con proprio tutta, anche il cerimoniale, no? Sì, della, sì, il rito del pasto. Sì. Quindi il tutto a posto, tutto bello, ci si sazia prima. Sì, è molto legato intanto al focus. Quando tu sei seduto sul divano sei proprio catturato da quello che vedi allo schermo in TV e la tua mente non riesce ad essere, non registra quello che stai mangiando e quindi mangi di più. E dopo, mentre stai in cucina, tenendo la schiena bene dritta, hai maggiore consapevolezza del corpo, mentre se stai così schiaccia un po' e non sì, ti rendi conto di quanto quindi mangi. Godetevi tutti quanti il divano, però se dovete mangiare, almeno andare alla dispensa, al frigo, sì, rimanete lì in piedi a mangiare. Grazie Cinzia, grazie della te, Gassa, Leonardo, grazie mille, ci ritroviamo alla prossima puntata. Certo. Adesso noi torniamo in cucina. Siamo tornati con Paola in sanguine, per vedere effettivamente gli arancini come sono diventati dopo la frittura, abbiamo detto nell'olio di semi, questo è il risultato. Arancini maschile, siamo a Catania, mi raccomando, se poi ci sarà una persona di Palermo, arancine, ma in questo caso sono catanesi. Sì. Allora, arancini con gli spinaci, avete visto prima come li abbiamo preparati, adesso è il momento di impiattarli. Sì. E qui sta a te. Vai. Allora, l'impiattamento devo dire che è una fase molto importante, soprattutto all'interno di un blog, perché l'immagine è quella che colpisce nel primo momento lo spettatore, il follower, per cui ho studiato e da autodidatta ho cercato di carpire le strategie di impiattamento e i migliori scatti, ecco, a livello di qualità di fotografia. Effettivamente è vero, su Instagram poi il linguaggio è molto, è molto istintivo, è quasi, sì, fanciullesco, perché l'immagine dà immediatamente l'emozione. E quindi veramente bisogna andare a cercare il linguaggio poi perfetto, anche estetico. E anche divertimento, no? Perché tiri fuori la creatività che c'è in te, cerchi di sperimentare anche sotto questo punto di vista, abbinamenti di colori, di sapori, di consistenze. Questo è un antipasto, ma può essere veramente... Ma anche un secondo, esatto, può essere un piatto, esatto, unico. E invece poi la tradizione invece siciliana o comunque del Sud Italia porta ad avere anche il cono. Anche il cono. Sì, che può raccogliere, vedete, vari gusti di arancino. Io abbiamo messo una salsa di pomodoro, per esempio, sì, però tu lo fai spesso anche con la salsa di zucca. Sì, detto, una crema di zucca come base. E poi abbiamo adagiato sopra l'arancino due fettine di basilico, due foglie di basilico. Siccome io devo andare a fare una passeggiata adesso per i corridoi, mi riempi per favore il cuoco, poi vado. Dicevo che il cono può ospitare arancini di gusto diverso. Quindi diventa una calza quindi della Befana. Quindi al pistacchio, al ragù. E perché no? Siamo ormai vicini. Allora, mentre sogniamo la calza della Befana, andiamo a vedere qual è l'abbinamento perfetto con il vino, grazie agli amici di Ice Veneto. Ciao Lorena, ben ciao arrivata. Lena. Allora, arancino. Ti accolgo con una bollicina. Una bollicina e del Friuli. E si tratta di una ribolla gialla, e spumantizzata in metodo Charmat o Martinotti, come vuoi, e che secondo me potrebbe essere proprio adatta per l'abbinamento, perché per la sua effervescenza e per la sua dotazione di acidità o di freschezza gustativa si abbina bene alla tendenza dolce piuttosto che a quel leggero quella leggera sensazione di untuosità che sarà stata proprio poco percettibile per la cottura dell'arancino. E l'azienda che lo produce è una piccola azienda a carattere familiare e che riesce a unire quell'identità territoriale con un vitigno che in questo momento è davvero attuale, la ribolla gialla. E si presenta con questa piacevolissima bollicina, con questo perlage, insomma, che la rende anche un po' più vivace, più brillante, e con un giallo paglierino poco compatto. E lo portiamo al naso. Sì. Delicato, bello, molto affascinante, sì, nelle note floreali, quasi di
glicine e magnolia e soprattutto questa, questo ricordo di agrumi, cedro, lime, molto semplice però accattivante. Lo assaggiamo? Bollicina che accarezza il palato, bella l'acidità, una leggera rotondità poi in chiusura, un perfetto abbinamento per l'arancino, direi. Anche come aperitivo. Sì, direi. Assolutamente, da servire magari a 4-6 gradi per iniziare ad approcciarsi alla cena. Cina. Cin cin a noi e noi ci vediamo tra poco. Aspettateci. Bentornati a Due Chiacchiere in Cucina, mentre io ho appena finito di assaporare l'arancino, buonissimo, veramente, tra l'altro quello che avevo preparato io, quindi era leggermente il migliore. Grazie. Ma in tutto questo, se qualcuno si è messo all'ascolto solo adesso, noi siamo insieme a Paola. Paola Insanguine, catanese, meravigliosa, ma ovviamente un'apertura su tutta l'Italia, su tutta la cucina del mondo, sì. E che lei riporta nel suo blog, nella sua pagina Instagram, che è Tacchi e Sapori. Prima abbiamo parlato insieme del perché Tacchi e Sapori, un po' un sunto della tua vita, sì. E un po' anche la capacità di avere delle regole, ma anche di uscire dalle regole per vivere le proprie passioni veramente a 360 gradi e al 100%. E abbiamo parlato anche del fatto che tutte le donne, le ragazze che hanno famiglia, lavoro, mille impegni, possono comunque ricavarsi un momento e per se stesse. E devono farlo. Solo possono, devono. Quindi questo è un messaggio per tutte quante, anche un piccolo momento, poi diventerà un grande invece risultato, perché la passione porta a dare il massimo. E non ce la faccio bandita, la parola non ce la faccio deve essere bandita. Quindi andate a vedere subito Tacchi e Sapori e capirete che come è stato realizzato poi il sogno di Paola, vale. Da se stessa e con le proprie forze. Andiamo con la seconda ricetta, che è il cannolo con ricotta. Vabbè, un altro grande, una grande istituzione siciliana, adesso capiremo come farlo insieme. Vi serviranno per 6 cialde 140 g di farina 00, 20 g di zucchero, 6 g di cacao amaro, 50 g di marsala, 2 tuorli d'uovo. Per la crema di ricotta, ovviamente 500 g di ricotta, 200 g di zucchero a velo e 100 g di gocce di cioccolato. Se poi saranno 90 g, vuol dire che avete uno come me in cucina che passa a fianco e che continua ad assaggiare. Sì, esatto. Allora Paola, altro veramente... Sì, ho portato veramente i due piatti principali che ci rappresentano. Che no? Poi nell'arancino hai portato una variazione, giustamente come sì, dicevi tu prima, non la voglia di reinventare e di riportare, di aggiornare anche certi piatti. Un po' vegan. Un po' vegan. Ho fatto l'uovo, però. No, diciamo più veggie, vegetariano, insomma. Dai, voglio dire, vegetariano. Ecco, è vegetariano, quindi vuol dire il gusto c'è sempre, se magari al posto dell'uovo uno può usare qualcos'altro. Anche però, con l'olio si può imparare. Anche con l'olio si può fare. Sì. Adesso andiamo con il cannolo. Altra icona, il cannolo. Il cannolo. Che poi tutte le persone che assaggiano il cannolo dicono, ma la cialda, la cialda, cioè è una discriminante forte come è fatta la cialda. Assolutamente. Quindi sì. Quindi difficile quello o anche il ripieno? Ma non è difficile, non è difficile, vedrai. Vedi, semplifico, Cominciamo subito. Riusciamo allora. A vedere bene i passaggi. Quindi tu lavori sul piano di lavoro, sì, e vai a impastare, sì, così. Sì, assolutamente. Allora io mi hai affidato il ripieno, quindi ricotta setacciata, bella asciutta con lo zucchero a velo. A velo, sai perché a velo? Perché così la ricotta si dolcifica più facilmente, sì. Riesce a diventare cremosa. Più settosa anche. Sì, senza superare così lo zucchero semolato, che può rendere un attimino più difficoltoso, certo. Ecco. Tu invece Paola stai a Unito. Io invece. Sì, sto creando, ho messo un pizzico di cacao, sì? Per colorare la nostra cialda. Metterò anche una nota alcolica che sarà quella che poi caratterizzerà di bolle la nostra cialda. Due tuorli, okay. Dobbiamo legare ovviamente gli ingredienti. E lo zucchero. E lo zucchero, sì, è poco dolce perché comunque poi c'è, la fa la padrona, da padrone la ricotta che è molto dolce. Infatti è importante anche questo, cioè saper, sì. Dosare
l'elemento zuccherino piuttosto che l'amaro, insomma, nei piatti. Sì, perché dolce non vuol dire dolcissimo il dessert, non deve essere molto spesso stucchevole. Se diventa poi fastidioso, magari anche non c'è più la voglia di prendere una seconda fetta, ecco, comunque di fare un bis. Che tutto sommato non sarebbe neanche poi così male a volte. No, è dovuto, voglio dire, tra i vari diritti da riconoscere quello della seconda fetta di dolce. Andiamo a inserire solo i tuorli. Sì, dico anche che questo impasto dovrebbe riposare 15 minuti in frigorifero. Ok. Oggi noi per motivi ovviamente di tempo lo creiamo in diretta, le temperature comunque ci aiutano. Ecco. Senti, ma tu sei una persona che ama impastare a mano, certo, oppure da morire. Vive di planetarie, perché c'è un po' sono varie scuole di pensiero. Allora, entrambe le cose, non disdegno l'una nell'altra, nel senso che mi piace, se ho il tempo impasto, mi piace anche molto preparare la pasta in casa, mi piace moltissimo, per cui mi piace sperimentare forme. Senti una cosa, prima mi raccontavi, sono grandi partecipazioni tue, non solo dal punto di vista del blog, che è Tacchi e Sapori, ma anche collaborazioni dal punto di vista giornalistico. Sì, assolutamente, e, sì. Insomma, sì, perché poi iniziando ed esponendomi un po' sui social sono arrivate tante richieste di collaborazione con dei web magazine locali, e quindi collaboro fornendo sia dei pezzi, degli articoli proprio sul food o delle ricette con delle foto, ecco, con i miei scatti dei miei piatti. Quindi la tua opinione personale, cioè il bello è che porti avanti il tuo progetto, sì, quindi non c'è solo un livello documentaristico, ecco, ma anche da opinionista, sì, e da, sì, editorialista. Quindi molto bello questa cosa, quindi si uniscono sia le tue capacità di visual nelle foto, come ti, sì, dicevi prima, no? Questa ricerca che è stata tua e solo tua, proprio nel, sì, sviluppare il gusto, invece il piacere della tavola e dei sapori e anche la scrittura. Quindi la scrittura è un'altra delle mie passioni, no? Questa donna non ha qualità, lei. Nessuna. Pensate che prima abbiamo parlato parecchio insieme ed è stato un piacere scoprirla, veramente, perché ad ogni discorso si aggiungeva qualcosa di più. Di nuovo. È vero, noi testimoniamo. Allora, una persona che stimo tanto mi ha detto: io non vado a letto se in un giorno non ho imparato dalle 9 alle 10 cose. Ed è vero, io sto seguendo il suo esempio. Imparare è bello, credo che non si possa mai dire siamo arrivati a un punto, no? Che possa essere la nostra fine, né in termini di cultura né sotto nessun altro punto di vista. È vero. Per cui c'è sempre da imparare, e l'apertura mentale è anche questo, porsi in maniera propensa e crescere sotto tutti i punti di vista, essere aperti, essere interessati un po' a tutto. Non si sa mai cosa si può scoprire e dove si può ampliare. Non solo, un piano B nella vita ci vuole. È vero, ma anche più sappiamo e più possibilità abbiamo nella vita, no? È vero, è vero. L'importante è avere sempre lo stesso entusiasmo e anche non l'ho pesato, ho fatto il rapporto, insomma, col reale molto molto razionale in certi momenti, bisogna avere un po' un contatto con la realtà, ma certo, e sapere che sì, dove può portare un progetto. Cavare. Quello è vero, quello è vero. Allora, noi stiamo impastando, sì, è meraviglioso vederlo. Sì, ti ho messo vederlo. Qui il tarocco, se sì, per caso quindi tu hai aggiunto. Vedi, già inizia a prendere forma, non abbiamo pesato il marsala, per cui sono andato un po' ad occhio e man mano mi rendo conto che l'impasto si sta iniziando a lavorare bene, a prendere ad essere corpo, consistente, in modo tale che dobbiamo stenderlo e creare i nostri quadratini con il coppa pasta. Questi arrivano direttamente da Catania. Ah, scusate, io ho le mani pulite, ma che poi li useremo, ma questi sono dei capolavori. Quindi si parte da uno stampo, culto, comunque, capite? Da un coppa pasta quadrato per dare poi la punta. Okay. Sì, anche quello varia in base al... Così, al gusto sì. Però diciamo che il estetico, quadrato anche sulla punta tu ci arrivi pieno di ricotta, sì, in ogni caso, quindi... la ricotta deve fuoriuscire dai bordi, bravi, devi sporcare proprio quando, ma te lo devi mangiare con tutta te stessa il cannolo. Ascolta, posso metterlo in frigo nel frattempo che le temperature delle telecamere sono un po'... Vedi che erano sufficienti le gocce di cioccolato, quelle due, tre che ho mangiucchiato io prima? Ho rabboccato. Questo è parevo. Ma anche mi cerchi di dare un alibi, sei niente. Sei un goloso. Io sono un goloso. E tu dai, di quelle soddisfazioni, cioè proprio
dai soddisfazione. Ma guarda, io credo che proprio le cose bisogna gustarsele, certo, cioè proprio il piacere, anche perché bello. Se diciamo che cucinare è un qualcosa che appaga, no? Perché si crea qualcosa di proprio, si porta qualcosa di sé in tavola, credo che dall'altra parte, come in un dialogo, sì, chi è a tavola debba ascoltare e debba sentire. Allora, si dice che il popolo italiano è l'unico al mondo che mentre parla, e cioè che mentre mangia, parla di cibo. Parla di cibo, sì. Per cui non ci accontentiamo mai. Ma poi non siamo mai appagati. Il bello è proprio questo. Per esempio, molto spesso negli Stati Uniti si vede che raramente tutta la famiglia è a tavola nello stesso momento. Ma e mangiano sul divano. Mangiano sul divano, sull'isola, la penisola, però mai. Per noi il fatto di arrivare tardi a tavola è un'offesa per il padrone di casa. Oppure, mi ricordo a casa mia, non si cominciava a mangiare finché non c'erano tutti seduti a tavola. E se saltavi il pasto ci rimanevano male. Ma cioè, saltavi il pasto fino a sera, però. Poi c'è la punizione col piatto freddo, neanche coperto. Non mi va questo. Vabbè, arriverai a sera. Sì, sì, oggi no, purtroppo. Sai che a me manca un successo. Po' le regole. Neanche a me. Allora, stiamo stendendo e deve essere abbastanza sottile il nostro disco di impasto. È già bello colorato, no? Sì, È il cacao che ha conferito questo colore così bruno. La scorza ovviamente deve essere la parte croccante. Certo che sì. Che anticipa la cremosità della nostra crema di ricotta, però deve essere anche sottile, quindi sottile. Per non essere soprattutto deve adagiarsi, cioè adeguarsi anche al morso, perché se è troppo coriacea diciamo che poi fa uscire tutto il ripieno, quindi deve essere friabile più che... Sì, sì. Dopo ci toccherà assaggiare quello, perché... Sì, io ho mai intenzione di fare un arancino, un cannolo, un arancino, un morso, cannolo. No, aspetta, perché c'è Enrico Bianchi in fondo in produzione che dice che tutto tuo, i cannoli saranno tutti tuoi, va bene. Ah. Pensi tu? Ci dispiace, vorrei fare un messaggio alla nazione, vi promettiamo che non ne assaggerò neanche uno. Caldo l'olio. Uno, va bene, uno. Uno sì, arriverà anche in regia, caro Andrea Barbato, non ti preoccupare, arriverà anche da te. Forse. Senti, quanto è importante avere delle persone a casa, la propria famiglia, che ti appoggiano e ti supportano? Perché sopportare non mi piace, ma supportare Devo sì. essere sincera? No, allora, mio marito mi sopporta e non mi supporta. Chi ha seguito e mi ha supportato veramente è stata la mia figlia 17enne, che è molto social. Sì, d'altra quindi parte... non poteva. I primi video me li ha fatti lei, è stata la mia filmmaker ufficiale all'inizio, mi ha spronato tanto e mi ha appoggiato. Giancarlo è mio marito, mangia anche i piatti freddi dopo le foto. Quindi questo è sacrificio, però anche questo. Allora questo è supporto, sì. Però vedi, il bello dell'unione della conoscenza, no, tra le varie generazioni, perché i ragazzi più giovani conoscono bene il linguaggio dei social, il linguaggio di Instagram. Ha fatto un cuore senza voler. È vero. Silvia, dov'è Silvia? L'appassionata di cuori. Regina dei cuori. Ecco, quindi aspetta, coppa pasta quadrato. Sì, lo possiamo stendere un altro pochino. Ah, ecco. Così. Lo sottigliamo ancora. Mentre l'olio deve arrivare alla temperatura di 170. Siamo a 127. E 3. Non c'è il metodo quello famoso per la misurazione della temperatura quando non si voleva andare a scuola, no? Che si usavano tutti i vari metodi. Lo facevi anche tu? Dalla lampadina al tabacco. Sì, è che sai cosa succedeva? Che magari lo strusciavi sui jeans, perché io facevo quello, sì, no? E arrivava a 47. E quindi dovevi fingere di avere dei deliri. E lì insomma era un po' più difficile. Esatto. Perché non si muove da 127,3? E perché ancora forse... No? Io ho alzato la temperatura. Intanto andiamo a vedere la costruzione del tutto. Ho riempito una ciotolina con dell'acqua. Sì. Così riusciamo ad incollare i lembi, no? E ad assicurarne la chiusura. Ok. Si deve friggere con il cilindro stesso. Ah, all'interno, ok. Sì. Questa è una cosa... Nell'antichità ovviamente non si utilizza il cannolo, è un nostro dolce tipico, antico. E non c'erano questi cilindri... C'è tanta! Ok. Uno! In alluminio, aspetta. E c'erano delle canne, le canne, i canneti. Ah, proprio il vegetale, sì. Ecco, diciamo così, bambù. Sì. Quattro...
Ma cosa stai facendo? Cioè, sto dando le direzioni del lotto, va bene? Vado. Vai col primo. Wow. Questo è il primo di tanti che friggeremo. Noi intanto andiamo a scoprire qualche altro consiglio particolare per quanto riguarda il vostro bucato. Il mondo sta cambiando. Noi stiamo cambiando. Quando acquistiamo, siamo più attenti, più esigenti e più responsabili. Ad un prodotto non chiediamo più solo che sia efficace, vogliamo anche che sia sicuro. Per la nostra salute, per quella di chi amiamo e anche per il benessere dell'ambiente. Ecco perché abbiamo scelto Wave. Guarda un po' qui. Prima c'era il detersivo. Oggi c'è Wave, il primo detersivo in fogli. Wave lava prendendosi cura dei capi perché contiene solo componenti naturali che rispettano la natura e i colori delle fibre e il benessere della pelle. 3 anni di investimenti per un prodotto destinato a rivoluzionare per sempre il bucato. Wave è ipoallergenico e antibatterico. Per questo è particolarmente adatto anche ai vestiti dei bambini. E quando il lavaggio finisce, Wave dov'è? Non c'è, si è sciolto. Perché Wave è completamente biodegradabile. Così, mentre ci prendiamo cura dei capi, facciamo qualcosa di buono anche per l'ambiente. Facile, efficace, eco-friendly. È pratico, nella sua confezione super compatta, non pesa e non ingombra. Così leggero e comodo quando fai la spesa, perfetto quando sei in viaggio. Solo un foglio Wave, non sporca e non si spreca. Prendilo, dividilo, mettilo nel cestello, avvia il programma e vai! Ecco fatto, ecco Wave. Ecco a voi il futuro, per lavatrice e lavaggio a mano, per capi bianchi e colorati, profumato e in versione sensitive senza profumazione. Siamo tornati in cucina per vedere la conclusione e l'impiattamento dei nostri cannoli con la ricotta, le gocce di cioccolata. Sì. Quindi abbiamo preparato la sac à poche, alcuni li abbiamo già riempiti, altri li abbiamo già mangiati. Questo è il mio, vedete, bellissimo, quello che sembra un po' un cestino. Tu sei sempre scenografico. No, è che non ci azzecco mai e quindi esco lo stesso. No, tu devi esaltare l'imperfezione. Ok, non guardarmi negli occhi mentre me lo dici, se no mi convinco. Allora mettiamo arance meravigliose. Mm-hmm. Vai. Anzi, vado, che essendo tu catanese, gli aranci, perché... Sì, certo. Grazie. Tutta la diatriba sulla lingua che dicevamo prima tra Catania e Palermo. Sistemiamo un pochino. Allora, regola fondamentale, come ci ha indicato Paola, che devono essere belli, pieni, assolutamente. Quindi non fai tu la pulizia col coltello della punta. Fantastico, perché è tutto sprecato. Allora, sono arancini, ci mettiamo un po' di zucchero a velo che ci sta, poi se qualcuno... Ecco, per esempio, l'altra differenza, Catania rimane con le gocce di cioccolato, mentre a Palermo a volte ci sono i canditi. Sì, l'arancia candita, la scorza d'arancia. Questo è il nostro cannolo di oggi, adesso andiamo a vedere dagli amici di Ice Veneto invece qual è il vino perfetto da abbinare. Rimaniamo sempre in Sicilia con il cannolo, naturalmente alla ricotta con gocce di cioccolato. Ok, quindi siamo al dessert e io quindi ti ho portato un vino dolce e sono andata a prenderlo in Toscana. Si tratta di un vin santo del Chianti Classico e l'azienda che lo produce è Castello della Paneretta, l'annata addirittura la 2009. E ci troviamo quindi nel territorio del Chianti Classico e i vitigni che vengono utilizzati per la produzione di questo vino passito sono il Trebbiano Toscano e la Malvasia. 70% di Trebbiano e 30% di Malvasia. Vengono raccolti in piena maturazione, quindi vengono fatti appassire su delle soffitte per circa 5 mesi, dopodiché vengono posti su dei caretelli, che sono delle piccole botti di rovere o di castagno di una capienza di 110 litri e là ci rimangono per diverso tempo, quindi una produzione molto lenta. Molto lenta. E la lentezza si vede anche nella scorrevolezza molto aderente al calice che ha questo vino. E che esprime tenore alcolico ma anche contenuto glicerico importante. 13,5 quindi. Assolutamente sì. Poi anche lo zucchero contenuto in qualche modo crea una certa viscosità. Il colore è stupendo, brillante quasi in queste sfumature dell'ambra e se lo portiamo all'olfatto. Ecco che si esprime con un'esplosione veramente importante di ricordi di uva passa, di fico secco, di frutta candita e anche di
di frutta secca. Esatto. Di frutta secca, lo assaggiamo. Sì. Sempre la stessa regola della concordanza, quindi il dessert va abbinato con il vino dolce. Che cosa succede? Dobbiamo cercare di trovare lo stesso equilibrio nella dolcezza. Qui poi abbiamo una bellissima freschezza gustativa che ravviva il sorso e invita al riassaggio. Meraviglioso, grazie. Cine. Grazie mille. Aspettate, ci arriviamo subito. È arrivato per noi il momento dei saluti, grazie Paola, grazie veramente, grazie a andate a vedere assolutamente il suo sito, il suo blog, la pagina Instagram Tacchi e Sapori, sarà veramente una scoperta meravigliosa. Grazie. In bocca al lupo per tutto, questo è il nostro grembiule, benvenuta nella famiglia mille, e questo è un piccolo escamotage per il tuo bucato, un'idea nuova. Molto allora, grazie, per noi è stato un grande piacere, speriamo di riaverti qui presto. Piacere mio. E vi salutiamo, vi diamo la nostra mail come sempre, due chiacchiere, @telepadova.tv, grazie di lei. Grazie a te che mi hai dato il piattino di cannoli. Ma se magna, se magna! Ciao a tutti, alla prossima puntata! Tocca a me mangiare. È semplice. Adesso.